Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia. Andiamo a vedere come saranno questi prossimi 15 giorni, sia nel lavoro che nell'amore. Ok? Ragion per cui invito tutte le ragazze nuove, ragazzi nuovi, ma anche le nostre veterane, ripetita Juvent, a studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della propria realtà. Perché i tarocchi ci servono a leggere il karma individuale e collettivo, che sono, è tutto uno poi, no? Come vi ho spiegato nel video di Forme Pensiero, e ad operarci per andare incontro alle sfide quotidiane per manifestare i nostri successi e il nostro capolavoro di vita. Quindi vediamo un po' per la bilancia, lavoro, situazione attuale. Regina di denari. Io qua ti vedo molto soddisfatta del tuo lavoro, ti vedo molto soddisfatta delle tue cose, del tuo lavoro, di come stanno andando le cose. Regina di denari mi parla proprio di una donna o di un uomo generoso che è contento di come stanno andando le cose, ti vedo proprio contenta e soddisfatta, anche a livello familiare. Vediamo cosa succede, prossimi 15 giorni amore, amore scusatemi, ho detto amore... Dove lavoro, ma le carte lo capiscono meglio di me. E qua c'è il 3 di coppe. Mi parlano di gioie, festeggiamenti. 7 di coppe, 3, 7 e la... Questo è il 4 di denari. Allora, qua mi stanno dicendo... Allora, mi stanno dicendo una cosa importante, c'è un messaggio specifico. Io vedo che state molto tranquille nel vostro lavoro, tutto va bene, vedo 3 di coppe anche con i colleghi, amici, va tutto bene. Poi ci sarà da fare una scelta, io credo che sia riguardante un investimento o qualcosa, una scelta rischiosa o una scelta inerente a che faccio, trattengo tutto quello che ho oppure investo in qualcos'altro. Questo mi stanno dicendo. Il carro, forse c'è uno spostamento da fare che ti dà più un upgrade a livello lavorativo, ci può essere una proposta di spostamento che ti può dare di più a livello lavorativo, però tu preferisci stare dove stai, c'è un po' di scelte da fare. Fammi mettere un'altra, cosa c'è dopo il 4 dei denari? 6 di bastoni, io vedo che qua avrete successo nel vostro lavoro per una scelta che andate a fare. Io vedo che sono 15 giorni molto buoni a livello lavorativo, io vedo proprio tranquilla e serena. Vi vedo anche dover fare una scelta, farete la scelta migliore che vi porterà un grosso successo e anche dei riconoscimenti pubblici a livello lavorativo o tra i vostri colleghi con il vostro capo. O per esempio se avete un'azienda... Io qua vedo che state molto tranquille, è tutto sotto controllo. Vi troverete a fare un investimento o qualcosa in più, una scelta per andare incontro a qualcosa di più, a un successo maggiore. E voi la farete andando incontro a questo successo. Sì. Ok, vediamo un po' come che cosa dice l'oracolo nel lavoro per la bilancia. Per alcuni di voi vedo anche fare un prestito a qualcuno, nonostante le vostre reticenze, e ne avrete successo grazie a questo prestito, o un... come se state bene, date qualcosa a qualcun altro, e avrete successo e riconoscimenti per questo, come se il karma vi torna in positivo, per alcuni di voi, eh? Vediamo cosa dice l'oracolo. Sì, serendipità, ci sono occasioni qua da prendere al volo, tutto fluisce, bene... Immaginare una nuova vita, qua c'è un'occasione che prenderete al volo, qualcosa che state immaginando per una nuova vita, dei successi. Qua io vedo che non trattenete più, ma date e ricevete, questo mi sta arrivando, va bene? Sì. Cioè per alcuni di voi hanno paura a fare un investimento, a dare qualcosa. Una volta che voi date questa cosa ne ricevete, ok? Una nuova vita. Mi parla anche di immaginazione creativa col 7 di coppe, no? Immaginare, immaginare, quindi immaginate come volete che vada qualcosa su cui dovete fare una scelta,
Va bene, immaginatevi il meglio possibile, pronunciate il verbo come vi insegno sempre con la legge spirituale e andate dritta. Va bene? Ok. Quindi ragazze e ragazzi, meraviglioso. Adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere per la bilancia amore questi prossimi 15 giorni, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po', bilancia amore. Bilancia amore, prossimi 15 giorni. Allora, situazione attuale in amore. 8 di bastoni. Qua io vedo che c'è movimento in amore. Se ancora non c'è, è l'energia attuale, quindi sta arrivando movimento. Vedo movimento, messaggi, WhatsApp, viaggi, spostamenti. Se avete una persona di interesse, io qua vedo che vi state scrivendo, che c'è movimento, insomma, o state programmando dei viaggi. Se non c'è nessuno, è in arrivo, questa cosa, questo movimento. Vediamo un po', prossimi 15 giorni. Amore, bilancia. Re di denari. Re di spade. Il 3 di denari. Allora, io qua vedo che se avete una persona di interesse, io vedo che qua vi organizzate per un incontro. Può essere una persona molto impegnata dal punto di vista lavorativo con delle responsabilità. Vedo che vi parlate, c'è movimento su questo e vedo un incontro col 3 di denari qui. Un incontro funzionale a una struttura, ad avere una struttura insieme, a mettersi d'accordo per qualcosa, una collaborazione, a venirsi incontro, insomma. Per le ragazze singole ci possono essere due persone con cui voi avrete un incontro con entrambe. Può essere il segno del toro o ascendente toro, oppure capricorno o vergine, o acquario, gemelli, bilancia. Sì, vedo movimento d'amore con più persone qui per le ragazze singole. E qua vedo degli incontri, va bene? Per le ragazze invece che hanno già i ragazzi una persona di interesse, una persona specifica, io vedo un incontro con questa persona, che ha comunque delle responsabilità, però vi verrete incontro, va bene? Vediamo un po' energia positiva per la bilancia. In amore. 6 di denari. Allora, il 6 di denari al positivo mi dice che otterrete ciò che volete, otterrete ciò che meritate. Mi può parlare anche di una persona, qua c'è l'energia di una persona che come priorità, puoi essere tu o la tua persona di interesse, sapete, può essere anche a specchio, come priorità ci sono delle questioni lavorative, va bene? Può essere tu, io credo che sia tu, e che quindi parli alla tua persona che ha delle priorità lavorative anche. Ok, però tutto sommato nell'amore c'è un giusto equilibrio, mi dicono. Cioè, né troppo tanto né troppo poco, c'è un giusto equilibrio. A tuo favore il 6 denari mi parla di un giusto equilibrio. Il blocco qual è? Bilancia. Cavalier di denari, mi può parlare di situazioni che stanno andando lente per problemi lavorativi. Quindi una situazione amorosa che può essersi fermata o andata lenta o può andare lenta per questioni lavorative, o tua o della tua persona di interesse. Oppure se è una persona nuova, mi parla di una situazione che può andare lenta, un incontro che può andare lento, perché i denari sono comunque più lenti e parlano appunto della parte lavorativa, che può andare lento per questioni lavorative, o tu o della persona che vai a conoscere in questi giorni o che stai già conoscendo. Va bene? Un po' di rallentamento, ritardi per questo motivo qui, per questioni di lavoro. Vediamo un po' qual è la direzione per la bilancia. La direzione qual è in questi 15 giorni? Il 10 di spade è la direzione, metterti alle spalle una situazione dolorosa. Come consiglio il 10 di spade è non pensare al negativo, o come consiglio come la direzione il 10 di spade, no? Cioè mettersi alle spalle una situazione che è stata pesante. Può essere una situazione pesante per questioni lavorative e quindi adesso questa persona troverà il tempo di incontrarsi per mettersi d'accordo o tu lo trovi. Comunque, come comune denominatore, mettersi alle spalle una situazione difficile, che può essere stata relativa a dei rallentamenti per altre questioni economiche. Vediamo un po' come energia conclusiva,
per la bilancia, energia conclusiva della bilancia, per la bilancia in amore, regina di spade, 9 di coppe, il 3 di coppe. Io qua vedo che alla fine tutto migliora a livello amoroso. Migliora tutto a livello amoroso perché si trova il tempo per celebrare, per stare insieme, ci si viene incontro. Io vedo che c'è proprio un miglioramento, 9 di coppe e 3 di coppe rispetto a una situazione di insoddisfazione della regina di spade, va bene? Quindi se è una persona di tuo interesse, qua vedo che ci sono comunicazioni che sono volte a organizzarsi per un incontro, per venirsi incontro, per stare insieme, tant'è che il 6 denari al tuo positivo ci dice che hai ciò che meriti nell'amore, che tutto ritorna in equilibrio, nonostante un po' di ritardi riguardanti a questioni lavorative. Questo si marca. Se è una persona nuova, io vedo qua che tu puoi avere delle questioni prioritarie lavorative, ci possono essere più persone. Io qua vedo che per chi è single ci possono essere più persone e diciamo che vi divertite con più persone, anche possono essere più di una, mi spiego? E c'è un miglioramento, cioè tu ti dedichi all'amore, ti apri all'amore dopo che la situazione amorosa andava lenta per questioni lavorative, ti sei più concentrata lì o sulle tue cose. Vedo che c'è in qualsiasi modo 9 di coppe, 3 di coppe che parla di un miglioramento netto tuo personale, che può essere sia lavorativo questo miglioramento che ti porta anche a stare più tranquilla anche a livello sentimentale, e vedo un 3 di coppe, vedo festeggiamenti, vedo celebrazioni, inviti a cena e uscita, d'accordo? Ok, andiamo a vedere un po' cosa ti dice questa persona per la bilancia. Io vedo che tu stai bene con le tue cose, hai delle priorità tue, va bene? Cosa ti dice questa persona? Perdonami, ti prego, perdonami. Qua c'è qualcuno che chiede perdono per non averti dato il giusto spazio, credo, eh? Ok. Un'altra. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Qua c'è una persona che è completamente inglobata da te, eh? Sei una persona nuova, questa è una persona che vorrà tutto con te. Io vedo che tu te la prendi con i tuoi tempi perché magari ti stai mettendo un passato alle spalle doloroso, e però qua tu vai a proprio a disfruttare, a godere di queste situazioni di gioia, di entusiasmo con una o più persone. Ok, un'altra. Con te posso essere autentico. Questa carta, se non sbaglio, è uscita anche a un altro segno d'aria. Può avere a che fare con un segno d'aria come te, però al di là di questo qua troverai una persona che si dimostrerà autentica con te, e questo ti farà proprio piacere, ti vedo proprio godere e condividere di gioia in queste prossime giornate, va bene? Ok, adesso andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo. Bilancia, cosa ci dice l'oracolo per la bilancia, amore? Immaginare, messaggio in una bottiglia, le parche. Qua c'è un incontro voluto dal destino che tu hai tanto immaginato. C'è un incontro voluto dal destino, che tu conosca questa persona e che ti con cui parlerete, vi metterete magari in una situazione un po' difficile alle spalle riguardante dei ritardi, magari c'è proprio questo incontro, ti farà molto felice. O varie dinamiche sono, no? Quindi quelle che vi sono risuonate, o con una persona nuova incontri proprio la persona per destino, le parche, il destino che stavi aspettando. Ok? Meraviglioso, ragazze mie, ragazzi, complimenti a tutte. Detto questo, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica.